porto la recensione della Burgundy Palette di Kylie Cosmetics. Se volete sapere qualcosa riguardo al sito, alla spedizione o alla dogana, ho fatto un video unboxing che trovate qui nelle schede di informazioni e anche giù nell'info box. E ho fatto anche un video recensione e swatch sulle labbra delle tinte di Kylie Jenner, e vi lascio anche quello qui nelle schede di informazioni e giù nell'info box. Comunque oggi, se vi interessa, indosso Mary Jo Kay, sempre di Kylie Cosmetics. La palette costa $42, è composta da 9 ombretti, dei quali 4 brillanti e 5 opachi, e ogni cialdina contiene 1,40 grammi di prodotto. La scadenza è di 24 mesi, quindi 2 anni. I colori sono estremamente pigmentati, burrosi, scriventi già dalla prima passata e si sfumano molto facilmente. L'unica pecca che ho trovato in questa palette è che non ha un pennellino e che non ha uno specchio. La palette è molto piccola, me l'aspettavo sinceramente un filino più grande, però che sia compatta forse è così meglio, perché così anche portarla in viaggio, in giro, è molto più semplice. Per quanto riguarda il packaging della scatola, ha una base completamente bianca sia davanti che dietro, invece ai lati è di color rose gold, e in alto troviamo il nome della palette. In alto troviamo il nome di Kylie, appunto, e degli occhi in bianco e nero, e poi Kylie Shadow, che è il nome di tutte le palette di Kylie. Dietro troviamo la firma di Kylie e gli ingredienti della palette, e poi le varie informazioni, come ad esempio, come vi ho detto prima, che la scadenza è di 24 mesi e che ogni cialdina contiene 1,40 grammi di prodotto. Anche lo sfondo della palette è totalmente bianco, sia davanti che dietro, e in questo caso anche nei lati. A differenza della scatola, gli occhi sono entrambi aperti e gocciolano di colori appunto sui toni del borgogna, che appunto caratterizzano questa palette, e hanno un effetto metallizzato. Dietro troviamo la firma di Kylie e un inserto metallizzato che contiene gli ingredienti della palette e i nomi di tutti gli ombretti. L'apertura della palette è calamitata e sopra troviamo il nome di Kylie e sotto troviamo appunto le 9 cialdine. Come vi ho detto prima, non è dotata né di specchio né di pennello, e i colori sono 4 shimmer e 5 opachi. I colori sono Naked, Beach, Penny, Dubai, Burgundy, LA, Almond, New York e Brick. Del video, tutti i colori sono estremamente pigmentati, scriventi, burrosi e facili da sfumare, quindi io mi sento veramente di promuovere questa palette perché penso che siano tra i migliori ombretti che io abbia mai provato. Adesso vi lascio gli swatch. Questo è Naked, Beach, Penny, LA, Burgundy, Dubai, Brick, New York, Almond. Questi sono gli swatch dei 9 colori della palette, quindi vi ripeto: Naked, Beach, Penny, LA, Burgundy, Dubai, Brick, New York e Almond. Bene ragazzi, il video è finito, io vi prometto che vi porterò prestissimo dei makeup tutorial con questa meravigliosa palette, perché io sono veramente innamorata di questa palette, ve la straconsiglio. E vi ricordo che se avete qualche domanda riguardo alla spedizione, al sito e alla dogana, ho fatto un video unboxing e lo trovate sia nelle schede informazioni che giù nell'info box. E se vi interessa anche una recensione sulle tinte e anche vederle come sono sulle labbra, trovate anche quella sia nelle schede di informazioni che nell'info box. E nulla, io spero che il video vi sia stato utile, che vi sia piaciuto. In tal caso lasciatemi un like e iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi video. E nulla, io vi saluto. Ciao!